Zombie Apocalypse. Ciao a tutte, ciao a tutti, nuovo video, chiacchiericcio, come state? Spero bene, allora, nuovo video per conversazione un po' tra noi amiche e amici di YouTube. Come vi va? Spero bene, cosa mi raccontate di bello? Ultimamente mi sto facendo viva poco su YouTube, per il semplice motivo che, come voi potete sapere, forse non lo sapete, ma ve lo dico adesso per andare subito al sodo, che è da un bel po' che non sto più registrando video perché mi sto un po' dedicando più alla mia vita reale e non quella virtuale, ma va bene, non fa niente. L'importante è che riesco a stare bene con me stessa e anche con gli altri che mi circondano nella vita reale, ma anche con mia nonna, ovviamente. Voi come state? Dunque, ve lo chiedo più volte così che possiate rispondere quando pubblicherò questo video qua sotto i commenti. E niente, quindi che dire. Allora, oggi è un video un po' particolare perché finalmente mi ero premessa di fare questo video un po' particolare. Premessa. Seconda premessa, se riesco a dirlo bene, questo è un video sulla mia storia, non so quanto possa durare, magari c'è una seconda o terza parte, non lo so, comunque, sulla mia storia di quando sono nata e dove sono nata e soprattutto perché ho aperto questo canale YouTube, tutti lo sapete, ma non tutti i nuovi lo sapranno il perché. Allora, premetto che sono nata nel 28 ottobre 1988 e sono nata a Pozzuoli Napoli, in una base americana, quindi volete che non abbia aperto gli occhi a Napoli per la prima volta? Pozzuoli Napoli, sì, ho visto Napoli per la prima volta, ovviamente quando ero manco un fagottino così piccolo. Già, così è. Che dire, sì ragazze, praticamente quando ho visto Napoli per la prima volta in braccio a mia madre, ero proprio piccolissima, quindi so poco nulla di Napoli, ma però poi andando via via sulla mia, di quando ero bambina, sulla via di quando ero bambina, ero proprio un pargoletto di 4-5 anni, finché poi non mi sono trasferita da Pozzuoli Napoli a come si dice, a Palau, come dire, a Palau, sì, da Palau nulla, ho vissuto un bel po' di tempo in via, non vi dico dove, via Tal dei Tali, per non dire la mia via, perché tanto se volete lo sapete, girate i miei videoblog, ogni tanto vi faccio vedere dove vado a visitare tanto per dire la via di, cioè il palazzo dove io ho trascorso anni e anni, sì vabbè ve la dico, via Capodorso, via dai, non per dire strafaccioni, in via Capodorso, ve l'avevo detto che avrei fatto un video un po' sconfusionato, ma ci sta ragazze. Comunque, andando via Capodorso, in a casa, io abitavo lì al terzo piano, non primo né secondo né terzo, cioè sì, no, scusate, né primo né terzo, ma il secondo, quello in mezzo. Voi direte, ma il secondo non è quello? No, sbagliato. Il primo è quello dove c'è, salendo su all'ultimo piano dove c'è il terrazzo, il secondo è quello di mezzo. Io stavo nel secondo, quello di mezzo, oddio, la luce non è al massimo. Io provo a registrare in qualità migliore, ma la luce non è al massimo, perdonatemi. Se apro la finestra mi entra di tutto e più, moscerini, comunque non voglio divagare, già sto confusa di mio. Quindi, allora, che mi stavo a dire? Ah sì, che praticamente stavo in a casa, poi mi sono trasferita di nuovo a Pozzuoli Napoli, che avevo sempre 4-5 anni, sì, se non erro. Poi verso i 6 anni e 7 ero già, mia madre purtroppo non stava più bene, quindi mi sono dovuta ritrasferire in un'altra via che non vi dirò,
questa è la mia segreta, chi vuole già lo sa dove abito, non ci spiego, ve lo dico. E quindi niente, mi sono trasferita dove voi vedete adesso i miei video, per un bel po', finché adesso non sono diventata una donna adulta, ovviamente. Quindi che dire, praticamente tutta la mia vita l'ho fatta tra Pozzuoli e Napoli, e vabbè, ho fatto anche quel giretto, ho viaggiato anche in America, ovviamente. Sono andata a Chicago, nella città natale di mio padre, dove è nato e è vissuto fino alla maggiore età mio padre, ovviamente a Chicago. A Chicago abbiamo fatto una bella esperienza a casa dei genitori di mio padre, con mia madre. Da lì siamo ritornati, cioè abbiamo ripreso l'aereo, ovviamente, come credo che ogni essere umano faccia. Siamo ritornati in Italia. In Italia sono ritornata di nuovo a casa dei miei genitori e dei miei nonni, perché ovviamente prima vuoi perché non stava bene mia madre, e vuoi perché adesso, cioè nel periodo in cui mia madre ancora stava benino di salute. Siamo rientrati in casa nostra, per fortuna, in via Capodorso, in a casa. Dopodiché, da via Capodorso, non sto qua a dire troppe sfaccettature della mia vita, perché è meglio di no. Ha avuto un breve calo di salute, che poi il breve significato si è anche aggravato da mia madre, ma non voglio parlare troppo perché fa male. E da lì, a un certo punto, quando vedevo mia madre truccarmi le prime volte che ero piccolina, cominciamo anche da qua, quando ero piccolina vedevo mia madre truccarmi sia in bagno che anche nella camera sua da letto, mi truccavo, anzi lei si truccava tappelle sulla ceretta, tutto quanto in viso, perché nel corpo non aveva più di tanto bisogno, non come me, no comment. Però lei almeno i baffetti se li faceva, però si truccava tutta bella ordinata e pulita e cara, sì. E si teneva bella ordinata, mentre io invece la guardavo, perché si metteva la matita nell'aria, mi fine dell'occhio, o anche sopra, un po' di... si ripettinava le sopracciglia se le faceva, cioè se le pinzettava, spinzettava. Se le teneva belle in ordine, insomma, mia madre è stata sempre una perfettina. E mi piace questo di mia madre, è sempre piaciuto, l'ho sempre adorata per questo motivo. Già. Poi, cos'altro dirvi? Aspettate un secondo, voglio assicurarmi di una cosa. Allora, vediamo un po' qua. Scusate, allora vi dicevo, praticamente alla fine ho detto: ma perché non provo anche io a truccare come fa mia madre, cioè a mettere la matita nell'occhio, vale che male che vada, mi metto, come si può dire, mi entra la matita nell'occhio e mi faccio male. Invece no, mia madre quando mi ha beccata mettendo la matita nell'occhio, oh bella mia, ti stai truccando, ma che brava. Avrà avuto 5-6 anni, sì, più o meno siamo lì, non si sfugge. Da 5-6 anni già avevo imparato a capire come ci si truccava, perlomeno siamo lì. E da lì ho detto: ma perché non provare anche io a truccarmi? E così, pian piano, passando i miei anni della mia vita più lunga con mia madre, dico così perché è stato gli anni più belli della mia vita con mia madre mentre ancora era in vita, e mi sono immersa in questo mondo make-uposo e truccoso. Ho detto la stessa cosa, ma è quella, da lì non si sfugge. E poi a un certo punto, più là, quando mia madre purtroppo non vi era più, che era, ahimè, Nostra Signora si era portata via, ho cominciato a fare le mie solite cose, truccarmi, eccetera, andare a scuola, ogni giorno andavo con un trucco diverso. Mi riferisco a cosa, quello che ho detto prima, che quando mia madre non c'era più, ho avuto un bel po', ma un bel po'. Adesso ci saranno un sacco di critiche, ma me ne può fregare di meno.
le mie solite crisi di pianta, queste cose qua, non perché c'è mia madre, ma perché più che altro le mie crisi adolescenziali, volete che anche gli adolescenti non siano in crisi? Io ero una di quelle, molto in crisi con me stessa, ma perché qua, ma perché là, ma perché questo, ma perché quest'altro? Ero sempre una capricciosa, ma molto capricciosa, già adesso lo sono, ma prima quando ero piccola, quando ero ragazzina, lo ero ancora di più, ero disobbediente, ero sfacciata, prepotente, perché non volete che lo sia adesso, ma certo che sì, intanto lo sono, non lo dimostro io su YouTube, ma se volessi lo potessi anche dimostrare su YouTube, solo che non voglio mettermi a essere prepotente, perché non ci guadagno nulla di buono, ovviamente. Però sì, lo so, con molti sono stata prepotente e me ne chiedo scusa, anche qua su YouTube. Comunque, a parte questo, vi stavo dicendo, sto divagando anche troppo, tra le crisi adolescenziali e l'essere adolescente, la teenager, perché ero proprio, mi sentivo, non dico brutta o stupida o che cosa, ma mi sentivo un po'. Non mi accettavo tanto, mi accettavo sì, un po', no, avevo un po' un amore odio nei miei confronti, sia tra, vabbè, ero un po' magrolina, ma quasi magrolina, anzi magrolina in tutto, avevo, come si dice qua in Sardegna, le appoggia mestoli. Non voglio dire come si chiamano perché so che tanta gente odia sentire il gallese, ma io lo dovrò dire lo stesso. La piccatruddi, che vuol dire l'appoggi mestole, l'appendi mestole, come si può dire? Sì, vabbè, l'avete capito. Quelli che si appendono qua, che si appendono sopra lo scolapiatti, sarebbero quello, sì, l'appendi mestole. Quelli lì, quando ero piccola, le clavicole, che adesso non si vedono quasi più, un pochettino si vedono, quando ero adolescente, ma anche da prima essere adolescente, vabbè, quello è normalissimo, non sto dicendo una cosa stupida, ma la verità. È talmente magra da 20 ai 30 anni, adesso ne ho quasi 35, non me li vedo più, però prima ero talmente magra che mangiavo poco e nulla, anche se mangiavo porcherie e di tutto, non ingrassavo di una virgola, ero sempre bella, magrolina e perfetta, tant'è che a volte mi chiamavano la patastrella. Sì, avete capito bene, la patta snella mi chiamavano. Vabbè, ci sta. Quando una magrolina è un sedrino che fa un figurino, l'ho detto anche la rima, è così. E quindi, cominciando a dire che, allora, comunque, andando più là nelle sorti della mia vita, c'è che praticamente, a parte il trucco, mi piace molto ballare e cantare. Io adoro molto tanto cantare, infatti ci passo dei giorni interi a ballare, cantare, canto di tutti di più, è inutile che ve lo dico. Ah, quando ero piccola cantavo per le scale di casa mia, non vi sto parlando solo di trucco, anche della storia della mia vita, che sarebbe anche ballare, cantare, cantavo tante canzoni, zucchero di tutto, zucchero, fornaciari, tutto cantavo. Io sono nata e cresciuta con zucchero, fornaciari, Cristina D'Avena e tanti altri cantanti dell'epoca, come anche Gloria, 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 Edoardo Bennato e tanti altri. Non posso fare altre canzoni perché sennò mi copyright subito, non va bene. Poi, cos'altro c'era? Ah, sì. Poi, il giorno che ho fatto il compleanno, che avevo 8-9 anni, no, aspetta, prima è stata la morte, vabbè, è mancata mia madre, neanche all'età di 8-7 anni, nel 96 vi fu, ovviamente, non lo dico per farlo apposta, ma la verità, venne a mancare mia madre, questa è la verità, ragazzi, c'è chi nasce, c'è chi va via, va in paradiso. E così questa è la verità, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, è così. E niente, allora, mia madre è venuta a mancare, ed è venuta a mancare nel 96, mentre mio nonno, nel giorno del mio compleanno, che ne feci 9 o 10, sì, mi pare che furono 9 o 10 anni, se non ricordo. Io vi ribadisco, sono nata nel 88, 28 ottobre 88, però. Ovviamente, quando venne a mancare anche mio nonno,
Che dire, insomma, ovviamente venne a mancare proprio il giorno del mio compleanno, che era nel 98, 1998, anche lui. Tempo manco di salire il caffè, mia nonna gli ha chiesto a mia nonna se volesse il caffè. Manco salito il caffè, va con una sediolina appoggiata con del caffè sopra, delle tazzine sopra, da caffè. Purtroppo mio nonno se n'era andato, e già, mio nonno se n'era andato e sì, lo so che sentite una voce un po' curiosa, perché questo è un po' delle gioie e dei dolori, ma però allo stesso tempo le voglio condividere con voi, perché ci sta. E sì, alla fine ho detto, ma perché proprio a me? E così è capitato. Quindi nel 98, tra i 9 e i 10 anni viene a mancare mio nonno. Non mi ricordo se era il mio nono compleanno o il mio decimo compleanno. Comunque avevo tra i 9 e i 10 anni e niente. No, non so se sto facendo confusione o meno, ma penso che sia, presumo che sia così. E quindi nulla, andiamo avanti per sequenza di storia della mia vita. Ovviamente, viene a mancare nonno, poi dopodiché si aggiunge, anzi, aggiunge anche alla situazione della mia casa, di questa dove risiedo io per fare i video, anzi dove faccio io i video miei, nell'altra camera, che all'epoca la casa era molto più vecchia, perché adesso la casa è bella nuova, bella gestita, ristrutturata e tutto. Quando era all'epoca la casa molto vecchia, anziana, ma parliamo degli anni 60-70 o anche di meno, o di più, non mi ricordo. Comunque, tra gli anni 60 e 70 era questa casa. Quindi ha un aperto un po' storico questa casa, diciamo, un po' una cosa storica. Quindi, praticamente, questa casa c'è una camera che a un certo punto su, mio nonno ha fatto un sacco di macello su, non vi dico cosa, non sto qua a dire troppi cavoli e mazzi della nostra famiglia perché non mi sembra giusto, però mio nonno ha fatto un magazzino su, ma un macello che non finiva più, e la sera prima ho detto: nonna, posso venire a dormire da te? Mio nonno ha detto: sì, che puoi dormire, certo. Io manco per le, non so cosa, se un angelo o un santo che cosa mi avesse detto. Mi sembrava che il giorno prima, la notte prima, non sapevo come potesse succedere. Cosa vi voglio dire con questo? Che è caduto pezzi di macelli, di macelli, di macelli, insomma, ha fatto un bordello il tetto su della casa, cioè dell'appartamento suo, ovvero siamo una casa a 3 piani, no? Come vi ho sempre detto, non ve l'ho più accennato, ma è così. Questa casa è una casa a 3 piani e 3 appartamenti, vi sono più un terrazzo, vista mare, e si vede anche la corsia quando è bella giornata. Comunque, a parte tutto questo, vi dicevo, nell'altra camera, che prima era la camera di mia madre e poi adesso è la camera di mia nonna, questa è la mia camera e prima era la camera dei miei nonni, di là ci viveva, anzi, dormiva mia madre. Io la sera prima ho dormito, poi l'altra notte no, perché negli anni passati si parla, gli anni passati, se era stata, non mi ricordo che anno, comunque nel 98, no, sì, tra 98 e no, no, 97, 97, nel 97, allora ho fatto così, ho detto potevo dormire mia nonna, e poi ho detto se ne sono andata migliaia di pezzi di tetto così, potevano. Vabbè, è stato un miracolo, perché io ho detto, come è possibile? Io volevo dormire con nonna. E infatti, è successo quello che è successo, è crollato pezzi di tetto sul letto. Se ero io, la sera prima, potevo anche rimetterci la vita. Volete o non volete, è stato così. E non so se era 97, 98, una cosa del genere. Comunque, dicendo così, vi stavo dicendo che tutti quegli anni che ho passato tra l'88, l'89 e il 90 e il 96 e il 98 sono anni un po' tra il melodrammatico e momenti belli. Quindi ragazze, fate voi i conti. Non vi ho detto tutti gli anni perché non sono, ve l'ho detto, un po' confusionario era questo video, però ve l'ho voluto fare lo stesso.
Comunque, perché io ho voluto mettere tutto il mio cuore e il mio impegno, non mi ho trascritto niente, sono andata a cuore, col cuore in mano a raccontarvelo. Quindi, dicendovi la storia che praticamente dopo che mi è caduto, anzi ci è caduta mezza casa sul letto di mia madre, perché lei era, quando è venuta a stare male di salute, l'hanno portata qui nella camera di là. Anni fa, prima di stare male, era tutto ok. Poi a un certo punto, vabbè, non sto qua a raccontarvi troppo. Comunque, per fortuna che io sono viva e vegeta, grazie a Dio. E quindi io ho detto che bello, finalmente qualcuno ha capito che io voglio ancora, mi voglio bene a me stessa e non voglio, vabbè, sto dicendo la stupidata, ma è la verità. Per fortuna che il nostro Signore bello, o qualche angelo mi ha toccato, ha detto mi vai a dormire, donna, che stanotte o la mattina prima potrebbe succedere qualche brutto pericolo. E così è stato. Infatti, per le macerie che vi erano per su quel letto, non ve lo voglio stare manco a dire, però ve l'ho dette per farvi capire quanto sono stata miracolata. Così vai perché, vuoi perché un po' io ero stanca di stare in quella camera, mi piaceva, ma era un po' inquietante. Quindi ho detto va bene, vado a dormire là. E poi ci fermiamo anche per il fatto che io volevo dormire con mia nonna, che io sono una coccolona di nonna, sono molto coccolona, anche se a volte la faccio un po' dannare, ma la verità perché chiedo troppo e lei troppo non può dare, perché chi troppo vuole, bravissimi, nulla stringe, esatto. Quindi niente, cosa ho detto? Nonna, oggi mi compri un paio di bambole, anche lì le bambole, mia madre quanto me le ha comprate le bambole, finché poi non mi sono affezionata ai suoi trucchi, e ho detto no, adesso tu vuoi giocare con i tuoi trucchi, tornando alla storia dei trucchi, vuoi giocare con i miei trucchi? Gioca con i miei trucchi, bambole non te ne compro più perché tanto ho visto che le bambole tu manco te le calcoli, proprio lasciamo perdere. Quindi tra comprare le bambole comprare e avere i trucchi suoi, ha fatto sì mia madre che giocasse con i suoi trucchi. Avevo anche i trucchi delle bambole, sì, però mi pasticciavo in faccia o anche pasticciavo si fa per dire perché ero già brava un po' a truccarmi. Chi dice che io non so truccarmi? Me ne può fregare di me, perché non mi interessa, io invece per me mi so truccare come. Non benissimo come le make-up artist, ma nel mio piccolo mi so truccare, almeno per me stessa sì. Quindi è vero, non trucco nessuno, però mi trucco io e mi piace come mi trucco, giusto? Quindi giocavo con le bambole finché poi, per me era una noia giocare con, una noia totale giocare con le bambole, mentre con, come si dice, con i trucchi mi divertivo un mondo, perché come vedevo mia madre a truccare, è naturale che veniva anche a me a truccarmi. Quindi, perché non truccarmi con le bambole? Scusate, perché non truccarmi io anziché giocare con le bambole? Sì. Alla fine ho detto, va bene. E poi anche lì è arrivato il momento carnevale. Lì a carnevale mi truccava mia nonna, perché a mia nonna le piaceva truccarmi molto, quindi mi truccava con le blush, all'epoca non si chiamava blush ma bensì fard, sì, fard, e col fard, un po' di fard, vabbè, ombretto, chi se ne frega, me lo metteva come poteva lei sulle palpebre, sugli occhietti miei, un po' qua, un po' tutta la faccia, facevo tutta la faccia. Perché all'epoca, poi non so se lo sapete, ma penso di sì, non c'è bisogno che lo dica io, si usava a truccare tutta la faccia, ovviamente, giusto così. Poi un po' di rossettino, vi dicevo, profumino, ta ta ta, ero pronta per uscire a carnevale. E quello era il mio unico divertimento, unico dicevo quando era carnevale, perché quando giocavo normalmente, che non era carnevale né Halloween, quando ero piccolina era così. Allora, come passavo quando ero adolescente le vacanze e tutto quanto? Un po' le passavo dai miei zii, un po' con le mie cugine e un po' anche con i miei nonni quando mia madre non vi era più, da quei momenti in poi. E
E tante volte, anzi, qualche volta sono stata anche in America nel 2001, qualche volta, anzi, una volta mi è capitato di stare nel 2001, di stare in America nel 2001, e nel 2001 ho fatto una bella vacanzuccia, bella, tanto per dire perché non voglio ritrattare certi argomenti un po' piccantelli, perché piccanti si fa per dire perché sono di quelli che fanno incavolare e io non voglio, perché è un modo di dire che. No, piccante è brutto da dire, perché altro può fare un po' arrabbiare, quindi sono un po', fanno un po' inorridire, con la parola giusta, inorridire, quindi preferisco non parlarne. Però sono, da una parte sono stata bene in America, ma dall'altra sono stata male, perché sono andata nel 2013 del 24, no, aspettate, cosa sto dicendo? Sì, nel 2001. E avevo 13 anni, perdono, quella era un'altra cosa che stavo a dire, mi stavo a dire. Allora, nel 2001 sono partita per la prima volta in America, per la prima volta da grande, perché la prima volta è stata quando ero piccolina, poi la seconda, ed era un'altra mia prima volta, che avevo 13 anni, para 14, sono andata in America, nel Texas, a Belene. E da lì ho detto, perché no? Proviamo a fare questa esperienza. Già che adesso sono più grandetta, mamma ormai, anzi mamma purtroppo è mia sfortuna, non c'è più. Voglio vedere poi cosa co come faremo questa vacanzuccia con mio padre. Vabbè, vuoi o non vuoi, vado in America, ma l'America era bella perché c'erano tante cose belle, intanto andavo da Sephora, così, ma non con lei che compravo, andavo tanto però qualcosa ho preso, qualche campioncino, qualcosina, ma non è che ho comprato chissà cosa. Però andavo anche nei negozi, c'era un supermercato molto grande in America, che non so come si chiama, Your Market, qualcosa del genere, Your Market, boh, non mi ricordo, boh, non mi ricordo comunque, perché è passato talmente quel tempo tra una cosa e l'altra. Tra le faccende che facevo, cioè tra i vari eventi che ho avuto in tutti questi anni, eventi si parla, da tutte quelle cose, eventi e cose che mi sono successe in questi anni, non mi ricordo più nulla. Sono vaghe le cose che non mi ricordo, sono un po' così. Boh. Comunque, vi dicevo, in America sono stata per 45 giorni e in questi 45 giorni devo tornare subito. C'è stato un po' un inconveniente, però poi all'inconveniente non vi dico di cosa, perché anche lì è roba privata, però alla fine ce l'ho fatta, un po' perché c'era da, come si può dire, le vacanze degli aerei, ovvero da date per date, gli aerei a volte chiudevano e poi c'era la vacanza degli americani, non lo so, adesso non mi ricordo bene com'è che era la storia dei voli americani, e quindi ho detto, vabbè, partirò il giorno dopo, sono partita il giorno dopo. E mio padre mi ha scritto, si è fatto un pianto che non vi dico, perché dai, ti prego rimani, no, perché ho passato una bella vacanza con voi, ma non sono stata benissimo per niente, perché prima di tutto la mia matrigna non è che era gelosa, ma di più, non so se dire gelosa o invidiosa, ma non voglio parlarne, però lasciamo stare, che è meglio no comment, quindi ho detto lasciamo perdere, ognuno a casa sua per sé. Quindi niente, sono tornata, ho raccontato tutto di come ero stata lì. Tanti, ogni tanto mangiavo hamburger di qua e di là quando tornavo da scuola, perché ho fatto anche la scuola in America, ho fatto anche le medie in America, le medie, e nelle medie era tutto bello, anche i ragazzi erano a fiori dell'occhiello di quanto erano belli, bellissimi, e niente, però inizio. Che rompipizza, però che cosa? Ogni giorno un hamburger, ogni giorno un dolcino, sì, lo so, non sei contenta, sì, ero contenta, ma per carità, tutto il giorno hamburger, non tutti i giorni, dai, ho verdura, pasta, queste cose così, ma l'hamburger non me lo mettere tutti i giorni davanti, perché poi mi stufo, dai, tutti i giorni la stessa cosa, un po' mi noia. Sì, posso capire che ci può piacere quanto volete l'hamburger, ma alla fine ero troppo stanca, super nauseata pure. E niente, quindi sono tornata dall'America e dall'America ho raccontato ai miei compagni di scuola, sempre quando ero alle medie delle
di quegli anni lì, del 2021 barra 2022, no, 2021, no, 2020, 2003, 2001, 2002, 2003, no, sì, esatto, quegli anni là. Stavo già componendo di quest'anno qua, pardon, comunque 2001, 2002, hanno chiesto i compagni delle medie come fosse andata, e sono andata piuttosto bene. Poi, a un certo punto, non volevo più fare la scuola. Infatti, è vero, c'è stato un periodo che non volevo più andare a scuola. E dalla scuola ho detto: oh no, che faccio? Vado o non vado a scuola? Finisco la scuola o meno? Non parlo del medio, ma delle superiori. No, non ho fatto più le superiori perché, anzi, le superiori le ho fatte, ma con gran fatica, ma tanto impegno. Non ho fatto neanche, allora all'epoca non volevo fare neanche video sul canale YouTube, su un canale, cioè aprire un canale, ma ho detto o studio o apro YouTube. Allora ho detto meglio studio, poi apro YouTube. Allora ho detto così, anche Facebook, l'ho aperto un sacco di social, ma se non mi distraevo, e ho detto va bene, allora faccio così, apro YouTube dopo che ho finito la scuola, e c'era anche un periodo che volevo farmi suora. Ma non è stato così per me, non so se dire fortuna o cosa, e non l'ho fatto. Perché? Perché prima di tutto ci vuole stare in salute, io salute così tanta non ne ho. Secondo, anche la salute psicologica mia non è il massimo, perché no comment, non voglio stare qua a raccontarvi, racconterò quando sarò un po' più grandicella di canale, se Dio vorrà, non lo so. Non ho nessun obiettivo di crescere su YouTube, sinceramente, ma se voglio cresco, se no, se vuole il canale cresce, se no, rimane com'è, non me ne può fregare di meno. Sì, è vero, sono fissata con tante cose di YouTube, ma devo anche darmi una calmata, lo so già. Non c'è bisogno che me lo dica nessuno, è la verità. Comunque, niente, finisco la scuola superiore oltre che le 20, mi diplomo con 71 perché così sono andata. Mi diplomo con 71, non mi ricordo che altro ho fatto, però volevo fare la scuola di estetista, non è stato possibile, e anche lì ho detto: no, che faccio? Continuo a studiare o ho smesso? Mi ha parlato la mia prof, mi ha portato in aula magna, non so dove, in presidenza, in pari presidenza forse sì. Non so come si dice, se presidenza, come cavolo si chiama, vabbè, quell'aula lì dove vanno i presidi, le vicepreside, e mi ha detto: devi continuare perché è per te. Se tu vuoi fare una scuola, qualsiasi scuola vuoi fare dopo la superiori, ti serve un attestato di diploma, se no non puoi fare una mazza, giusto? Aveva ragione, e ho continuato. Infatti adesso ho detto, finita la scuola, li saluto tutti, buon viaggio. Perché ero veramente stanca, distrutta. Poi l'esame d'estate sono state bellissime, però una faticaccia boia allucinante. Infatti, se potessi ripetere la scuola da capo, la farei tutta da capo. Non dico l'elementario, le medie, ma almeno le superiori sì. Perché avevo il sogno di fare l'estetista, ma anche fare l'università. Ma con la mia testa, lasciamo perdere, che è meglio, perché la mia testa non c'è più di tanto. Con lo studio non sono al massimo, io non mi impegno come dovrei, poi tante volte mi distraggo, penso, vado, la mia testa vaga un po' dove cacchio le pare, quindi no, non sono tanta secchiona, potrei esserlo, ma non mi applico abbastanza, come non mi sono mai applicata in certe materie quando ero più piccola, cioè dalle medie alle elementari. In matematica non ve ne parlo, perché se mi mettereste le mani ai capelli, come dico, ma questa proprio non c'è proprio la matematica. In effetti è così. Io matematica non è il mio forte, l'ho sempre detto, lo ribadirò in continuazione, ma pazienza. Poi cosa vi stavo dicendo? Che allora ho fatto storia dell'arte a scuola, ho fatto matematica, vabbè, quello c'è in tutte le scuole. Oltre allo sport, tante pallavolo, le maggiorette ho fatto anche quando ero piccola. Le maggiorette, cos'altro? Oltre le maggiorette e vabbè, pallavolo, anche come si chiama quella con la racchetta? Tennis, il tennis, che poi il tennis non sono manco buona, manco io. Piano piano sto imparando a giocare col tennis quando sono con le mie amiche. Che mi seguono qua su YouTube, non parlo di quelle che
che commento sempre, ma altre che mi guardano che non fanno video su YouTube, ma che mi seguono. Quelle che non fanno video su YouTube mi guardano comunque ogni tanto quando gli passo il link su WhatsApp. Poi, oltre al tennis, pallavolo, ho fatto anche. Non ho potuto farlo tanto pallavolo perché con il ginocchio ogni tot ero sempre che mi si slogava, oppure una volta ho avuto anche una gravissima lussazione, quindi non era il caso e non ho voluto continuare. Quindi peccato, e vabbè. Poi ho fatto anche le maggiorette, ve l'ho detto, sì, ho fatto le maggiorette, ho fatto tante attività sportive che anche lì è andato scemando. Poi ultimamente volevo fare palestra, ma anche lì ho andato scemando. Dovrei riproseguire perché altrimenti non ce la faccio a stare troppo sempre seduta, coso. Quindi appena posso riprenderò con la palestra. Però sto variando di nuovo, sto vagando. Allora, a parte questo, in tutte le mie vicissitudini della storia della mia vita, ho fatto le maggiorette, pallavolo, tennis, anche fisioterapia alla Maddalena. Ogni tot dopo scuola andavo, sì, perché ho fatto anche il rientro scolastico, anche se a volte non lo potevo fare, ma lo facevo lo stesso, tanto per stare insieme agli altri miei coetanei. Quindi dopo la scuola andavo a Maddalena a fare fisioterapia, quindi top, perché almeno avevo la schiena più dritta e più con la postura più normale possibile, perché io ho il vizio che sto in avanti quando invece dovrei stare indietro, così con la schiena bella posizionata. Invece no, sbagliatissimo. La schiena si deve tenere così e più composta possibile, con la postura deve essere più vabbè, ci siamo capiti. Quindi ragazze mie, cos'altro dire? Oltre alla fisioterapia facevo, non mi ricordo più, vabbè, non importa. Ah, ho fatto anche la ballerina. La ballerina, che poi quanto ci strapazzavano certe maestre per fare la ballerina. Anche lì l'ho snobbato perché dopo un po' mi hanno detto: vuoi andare ancora a fare la ballerina? Cioè, ballerina di danza classica, cose, quelle cose lì che si fanno quando si è bambini. Ho detto no, no, oh no, mi stanco troppo, non ci voglio fare tutti questi strapazzi perché la maestra mi tortura troppo. No, non ho detto queste parole, ma ho fatto capire che mi stressava troppo, mi stancava troppo. Quindi ho detto no, niente più danza, a danza non ci voglio più andare. Peccato, ma dall'altra parte, dopo un po', che noia. Sarebbe stato bello, ma poi i miei ginocchi, sono nata, ve lo dico subito, con una malformazione congenita, tutte e due le ginocchia, quindi non era possibile per me continuare a fare questo tipo di sport. Avrei potuto fare a pallavolo, ma anche lì mi si lussava il ginocchio, quindi no. Calcio, anche lì col calcio non sono bravissima, perché per il semplice motivo che col calcio non sono capace di tirare un calcio alla palla, quindi vi lasciamo immaginare che casinista sarei. Non sono capace, proprio sono l'incapace, ma no comment. Quindi praticamente da lì, vabbè, ogni tanto quando vado a carnevale a fare qualche balletto, anche in casa, quando non voglio uscire, mi precipito qui in camera mia, accendo il computer e tutto quanto e provo a ballare. Anzi, metto un po' di zucchero, fornaciari, che già ve l'ho citato pochi minuti fa, non so quanto, però vabbè. Metto un po' di Enrique Iglesias, oppure che ne so. Non mi ricordo, altre canzoni tipo tante altre canzoni che mi piacciono a me, tipo che ne so, Bomba, che le sapete anche voi qual è, tutte quelle canzoni che mi piacciono, che mi fanno star bene, come si chiama? Il talismano? Vabbè, il talismano di Rossana, quello lì, anche quello me lo ballo. Tutte le canzoni latinoamericane me le ballo perché sono troppo belle. Anche le spagnole, tutto. Mi piace tutta la musica latinoamericana, che sia pop, rock, di tutto, a me piace. Michael Jackson mi piace, Coldplay
come cantante, dico, come si può dire, le sue canzoni sono tutte molto belle, alcune non è che mi fanno impazzire, ma le altre mi piacciono. Poi, che so, vabbè, Elvis Presley lo stesso, le sue canzoni sono fantastiche, top. Non vi sto a dire tutte le canzoni che mi piacciono tutti i cantanti, però sono fantastiche. Cos'altro dirvi? Allora, come altri, come dire, vabbè, cantare mi piace perché è stato sempre il mio sogno quando ero piccolina, che cantavo anche in chiesa, nel coro della chiesa, che poi non ho più cantato. Voi direte il perché, che peccato, lo so, è un enorme peccato, lo so. Ne sono consapevole. Come coro della chiesa, intanto andavo a cantare quando era Natale. A Natale fanno l'anno pena tutte le volte in chiesa, ma io adesso manco per le palle, non riesco a ascoltare l'anno pena né tantomeno a cantare. Ma vabbè, quindi che poi che cantante sarei io, non me lo può fregare di meno. Però mi piace quando sono chiuse, cambia nel mio mondo, tra il make-up e la musica, si salvi chi può. Io mi metto a canticchiare, o mi trucco, faccio Instagram, eccetera, TikTok, che poi ne faccio pochi, però lasciamo stare. Sì, mi metto anche a canticchiare, tipo Pausini, Giorgia, e tante altre che non sto qua a nominare, e quindi niente. Poi, cos'altro ho fatto? Tutti questi anni ho fatto, fino all'età adulta, vi ribadisco, fisioterapia. Dalla fisioterapia la ASL, ahimè, ha tagliato, perché sì, ha tagliato. Mi ha tagliato la fisioterapia, quindi non è stato possibile. Poi quando avevo 13 o 14 anni, neanche, forse 15, 15 o 16 anni, ho messo l'apparecchio, che poi ovviamente asinaccia, che non sono altro, me l'ho tolto. E ho detto, anzi, il mio dentista perlomeno mi ha detto, ma perché non lo vuoi tenere più? Cos'hai, qualche ragazzo? Ma stancato, non ce la faccio più. Poi ho le verruche qui in bocca, no comment. Avevo un sacco di acciacchi quando avevo l'apparecchio che non venivano più. Però, proietta, forse premessa, forse me lo metterò appena cioè, faccio un sacco di pulizia in bocca e tutto quanto. Mi devo per togliere un dente. Quindi, rimetterò l'apparecchio appena potrò. Non vi prometto niente, ma manco il dentista, però, se sto buona e mi riesce di farmi curare la bocca, forse riesco anche a, come dire, sì, avete capito, anche a mettermi l'apparecchio, però la bocca deve essere pulita, a posto e tutto quanto, altrimenti non salta l'affare dell'apparecchio, la messa in bocca dell'apparecchio, perché lo vorrei mettere nel bracket, ma non so se si può. Comunque, vi stavo dicendo, ho fatto un sacco di cose belle durante la mia vita, tutti questi periodi della mia vita, dal 98, 96, alcune tragiche, alcune purtroppo non, ancora più tragiche. Poi nel frattempo anche è venuto a mancare mio nonno durante il periodo del Covid, ma va, che è mio nonno, il padre di mio padre, Eugene. Anche lui è morto purtroppo, anzi è venuto a mancare perché il Covid se l'ha portato via. L'ho voluto sapere attraverso mia nonna, la mamma di mio padre, e niente, e quindi anche lì ho avuto un'altra perdita in famiglia, quindi lasciamo stare che è meglio, e niente. Quindi queste sono brutte cose che capitano, ma è così. Poi cos'altro voglio dirvi? Vi stavo raccontando che inerente a tutto ciò che sono le mie passioni, a parte il canto e il ballo, mi piace molto prendermi cura della mia persona, perché è la verità. Non lo faccio sempre perché tante volte mi lascio andare, devo dire la verità, mi lascio andare, quindi mia nonna mi sprona, perché anche lei non può vedere tutta disordinata o sciatta. Mi auto aiuto anche io, mi do coraggio anche io, mi sprono, auto sprono anche io a tenermi bella a posto e ordinata. Tant'è che a volte vado pure dall'estetista, quando me lo posso permettere, che ho tempo, vado dall'estetista a farmi le mie solite coccole, tipo cerette e quant'altro.
Non faccio le unghie perché le unghie me le faccio una volta ogni tanto in casa. Cioè, tipo una volta l'ho fatta a Natale dall'estetista, ma no, sono scomode, quindi preferisco farmele standard, cioè quelle normali, standard per modo di dire, che quelle classiche, che non che standard, dice, quelle classiche che si... Adesso vedete, non ho più quel smalto semipermanente, ma ho quello normale. Non ho messo nessuno smalto perché l'ho nude, però appena posso me le faccio. Mi metto lo smalto della Eufydra. Lo so, anche quella è una marca che non dovrei mettere, perché quella marca lì mi ha fatto allergia, ma sulle unghie non mi ha fatto niente. Vi giuro, nulla. È uno smalto molto bello e molto carino. Molto bello, carino, ho detto la stessa cosa, però così. Non dura perché non dura. Se non è gel semipermanente, ovvio che non dura. Sto divagando come sempre. Lo so, raga. Comunque, che dire, arrivata oggi, nel 2013, del 24 dicembre, apro il mio canale YouTube, perché contemporaneamente scopro altre beauty guru di YouTube, ovvero la Gloria Fair e l'altra che non mi ricordo, oltre a Clio, vabbè, ma Gloria Fair e Zoella, un'americana, una youtuber americana, Zoella e non mi ricordo altro chi. Comunque, oltre a aprire un canale YouTube per bellezze e tutto quanto, prendermi cura del mio corpo, eccetera, truccarmi, e anche trucco e parrucco, come si suol dire, perché anche mio amico vuole prendere i miei video, anzi glielo propongo anche io tante volte, perché so che gli piace. E dice, vabbè, se metti 4 visualizzazioni. Ma anche quello, pazienza, se non arrivano, pazienza. Comunque non fa niente. Perché lei spera così per me, che mi posso accontentare, ma alla fine non ci facciamo troppo a freno per questa cosa. Comunque niente. Nel 2013, innanzitutto, cerco di ascoltare tanta musica, come faccio sempre, d'altronde. E poi mi viene in mente di aprire il canale YouTube nel 24, della, no, no, aspetta, vigilia, sì, 24, Natale, la vigilia, nella vigilia di Natale, appunto, scusate il gioco di parole, però così apro il mio canale YouTube. Sì, perché ci sono dal 2013 su YouTube, ragazze, prima come utente e poi però incomincio a fare i miei primi video, come consistono in challenge, unboxing, svuota la spesa come sempre, make up, yoga e non solo, yoga fatto a modo mio, come riesco io a farlo, il che lo vorrei riportare anche su questo canale, già che quell'altro l'ho chiuso perché volevo mettere like visibili, ma YouTube come solito fa le sue solite schifezze perché deve sempre nascondere qualcosa lui, non lo so perché, però è così. Alla fine cosa faccio? Rovino il mio canale cancellandolo del tutto, perché l'ho cancellato, non lo volevo cancellare, ma ho fatto la mia stupidata più forte della mia vita, più ennesima stupidata, e così adesso mi rivedete in quest'altro canale YouTube come Meli Home Beauty, Melania, scusate, non Meli, Meli Makeup, quello che vedete sulla facciata come aprite sul vostro computer o telefono, Meli Makeup, ma in realtà sono anche Melania Home Beauty. Dunque, vi dicevo, vi stavo dicendo, sono su YouTube dal 2013, del 24 dicembre, della vigilia di Natale. Perché ho voluto questo? Perché sì, perché ragazze, mi stavo ispirando al modo di apparire come se fosse un piccolo diarietto, che poi non è un diario, ma quello è, che come lo chiamo io, per sfogarmi e aprire un piccolo spazietto anche io su internet, come fanno tante altre, a sfogarsi, a parlare della propria vita, ma non solo, non tutto, come uno spaccato della nostra vita, come fanno tante altre youtuber, e anche del make up, cura della persona, unboxing della spesa, non solo, anche vlog, che ne so, tutorial, tutte quelle robe lì che vedete anche su YouTube. E niente, anche su Instagram faccio ogni tanto la stessa cosa, non sempre perché non me ne viene voglia, poi non sono tanto spronata come penso io,
cioè non mi autosprono, non sono quella ragazza tanto forte che penso io che mi autosprono, no, perché vorrei fare tanto, non ci riesco, quindi buona lì, ciao, non riesco. Quindi alla fine ho detto, va bene, faccio quello che posso, quello che non posso, non lo faccio. Così ho detto, va bene, apro canale YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Così ho fatto, e così, eccomi qua. Da lì sono nate tante belle cose, tra cui collaborazioni e quant'altro, e niente. Quindi niente ragazze, la seconda parte la farò in un altro video, perché se no il video è già diventato troppo lungo. Secondo me non se lo calcola nessuno, perché è la verità. Quindi la seconda parte lo farò quando riesco e se me ne viene voglia, perché lì c'ho la voglia, l'impegno e anche il cuore, come l'ho avuto in questo giorno. Perché dopo dovrò fare un altro video dei prodotti beauty finiti e altro, non so cosa ci avrò ficcato dentro la borsa. Quindi, bene ragazze, per adesso è tutto. Ci vediamo al prossimo video, che chissà quando sarà, perché non voglio troppo annoiare. Vedo che siamo già oltre i minuti, quindi non so manco se YouTube ce la farà a caricarmelo, non ne ho idea. Cioè, va bene. E niente. Tanto secondo. E rieccomi qua. Allora, nulla ragazze. Questo era il video della mia vita, la storia della mia vita. Ve ne sarà una seconda parte, perché ho intenzione di parlarvi di tante altre cose, tipo come passo i giorni, non dico della settimana, ma anche come ho passato quei giorni là, che ero molto ansiosa e anche un po', non dico frustrata, però più che altro abbattuta per troppe cose che mi sbalenano nella mente. Cioè, no, come si può dire? Sì, che mi offuscano la memoria. Non so se si può dire così, ma è così. Niente, ragazze. Non vi chiedo nulla in cambio, perché non mi interessa, però vi auguro una buona vita e al prossimo video dopo di questo. Ciao, un bacio.